nell'episodio precedente. Buongiorno anche da me, ma adesso ci muoviamo e ci spostiamo in un posto in cui non siamo ancora mai stati, che è esattamente a Punta Blanca, vicino Macanicio. Vi faccio vedere un attimino dove siamo arrivati. Buongiorno, oggi è un nuovo giorno, ma perché andiamo ad Antigua? Ci aspettano due giorni belli intensi. Siamo appunto ospiti di un'associazione, l'associazione si chiama Animal Academy, ed è un'associazione, è una coppia che di fatto si occupa di salvare dai maltrattamenti animali. Daremo una mano anche noi, insomma, nelle faccende. Vabbè, noi iniziamo già da subito, quindi già oggi, adesso con Nick e Silvia andiamo a conoscere Julio e Belen e vediamo un attimino cosa c'è da fare già oggi. Ciao pequeño. Allora, per oggi ci hanno appena detto che non c'è nulla da fare, o meglio, la giornata di lavoro è già terminata prima ancora che iniziassimo, e se ne riparlerà domani mattina, mañana per la mañana. Quindi noi adesso intanto ne approfittiamo. Neiuzza? Sì. Samino, tutti a naia queste caprette. Sono bellissime, ma c'è anche una super mucca davanti a noi. Cioè, guarda, guarda. Anche un capretino qui. Nel frattempo qui è arrivata l'ora di farli mangiare e tutti si stanno appropinquando al pasto. Anche sui cammelli d'estate loro riescono ad innalzare la loro temperatura corporea, per esempio se fuori c'è 45 gradi loro la alzano più di 45 e così non sentono caldo, sono troppo fuori. Anche da me le vuoi? Una pequeña. Rientrati da questa bellissima giornata, da queste bellissime ore passate all'interno del rifugio,
ovviamente si è fatta ora di cena e mi metto ai fornelli. Questa sera cucineremo insieme, faremo delle cose noi e delle cose Nick e Silvia, e io farò una quinoa con zucca, melanzana e broccolo, ovviamente con il mio amatissimo latte di cocco e salsa di soia e curry. La zucca l'ho già messa su perché ci metterà un po' di più a cucinare, e intanto tagliamo broccolo e melanzana. Ovviamente copriamola che ci mette un po' meno. E ora affettiamo la melanzana. La lasciamo qua perché intanto faccio il porro. Ci mette parecchio anche lui a farsi, cioè parecchio, ci mette un po' di più della melanzana, quindi faccio prima lui. Dovete sapere che il broccolo a Coco piace tantissimo, vero Coco? Tu? A te no, non piace, Naya. Vai Coco, mangialo! Vuoi vedere? Buono! Buonissimo! Ne vuole un altro addirittura, tagliamoli in un altro pezzettino. Ecco, seduta. Vai! Che buono! Broccolo pronto. Ce l'ho fatto! Voilà! Ora mescoliamo e sfumiamo con un po' di salsa di soia. Tra l'altro la zucca è anche quasi già pronta, forse devo tenerla un po' meno, mettere il broccolo un po' prima. Oh, vabbè. Sarà un po' più morbidina. Un pochino. Ora è il turno della melanzana e facciamo anche la melanzana a cubetti. Così. Una volta che anche la melanzana è pronta, la tuffiamo in padella assieme alle altre verdurine sue amiche. Così. Comunque scherzavo, la zucca ci mette poco a cucinare, soprattutto se fatta a cubetti così piccoli, e quindi sì, diciamo che forse avremo una cremina di zucca sul fondo perché sia bella spopolata. Mettetela dopo. E adesso aggiungiamo il latte di cocco. E ora il curry, tanto curry. Anche della curcuma se ce l'avete. Io ho già aggiunto dello zenzero e del pepe. Se il curry non vi piace, non mettetelo ovviamente. E qui abbiamo le verdurine con latte di cocco pronte dopo un po' di cottura. Qui i bastoncini di spinaci e seitan fatti da Nick e Silvia. Buonissimi. Buonissimi. Le verdure bollite e la quinoa che accompagnerà tutto. Tu sei molto contento. Qui. Le mose mai. No. Le mose mai. Vabbè, buon appetito. Cosa vuoi dire? Uccide voi, quando io fuori stasera, dai. Ti unisco anch'io, grazie, un pochino che mai. Bel piatto. Sì, in caso magari l'abbiamo portato. Mamma, che bellezza. Sale, pepe, olio. Ah, ce l'ho. Ve lo prendo io da qualche parte. Sono salzato 3000 volte. Allora, però il sale, tu non ti serve andare in palestra. No. Step by step. E uno e due, dai, si amici, va, dai. Uno, due, uno, due. Ma questo è da condire? Sì. No, sì. Ok. E l'olio non è quello della del Mercadona, ma è quello della Sicilia. Olio di Siciliano. Siciliano. Fate vedere il colore che è. Stai attento che wow. Esce. Ne esce tanto.
Questo quando è che ce lo diede mia madre? L'anno scorso. Ma si mantiene nella latte, No, non lo so. Abbiamo il barile. Ma io terminerei. Comunque lo vedi proprio il colore di un olio buono, il colore di un olio. È proprio denso verde, no? Infatti non vedo l'ora di tornare in Toscana ancora. Sulla patata qui. Grazie. Perché in Toscana fate l'olio? Mamma mia. Ma buono? Quando esce l'olio nuovo, madonna. E ci sono anche le melanzane qui dentro. Buona. Non ti piace? Dai. Hai visto? Mi piacciono tipo solo con la parmigiana. Lì le riesco a mangiare. Sì? Sì, ho mangiato anche al ristorante, non ti ricordi? Sì. Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno a tutti! Dove siamo? Siamo dove eravamo ieri sera. Sì. Allora, cosa facciamo? Stiamo andando, ci siamo vestiti, stiamo andando, vestiti come ieri, con gli sporchi. Perché no, io mi sono messi i pantaloni lunghi. Bravo. Perché? Perché così mi è successo con gli animali. Corretto. E vediamo cosa c'è da fare stamattina. Abbiamo appuntamento lì alle 9, quindi adesso praticamente. Sono già le 9.10. Sì. 9.20. Direi che andiamo. E vediamo un attimino cosa c'è da fare. Spalare, insomma, fare. Pulire, dar da mangiare agli animali. Sì, no, insomma, lo vedremo un attimino insieme. Siamo arrivati questa mattina, qui era praticamente tutto pieno di fieno, ma noi con la pala e le carriole lo stiamo togliendo praticamente tutto per portarlo là a fare compost. E poi viene scambiato. Ah, non l'hai detta questa cosa bella. Sì, viene portato in quella fossa per fare compost e successivamente viene portato a un contadino che in cambio appunto del compost darà della frutta e della verdura. Ora diamo un'ultima passatina col rastrello e poi andiamo dalle mucche. Questi
maialini che vedete qua sotto di me sono stati recuperati quando erano grandi come un palmo di mano e adesso pesano quasi 300 kg. E mi raccontava Julio che sono una razza geneticamente modificata dall'uomo per diventare sempre più grossi. Quindi ovviamente questa modifica viene fatta per ottenere più carne quando bisogna ucciderli per mangiarli. Infatti loro dovrebbero mangiare 10 razioni di cibo, sarebbe ideale dare 10 razioni di cibo, che la razione di cibo è quella. Ma loro gliene danno una per mantenerli in peso forma e farli vivere bene, perché se mangiassero quanto mangerebbero per la loro fame diventerebbero talmente grassi che non riuscirebbero più a stare in piedi, perché le loro zampe non riuscirebbero a sostenere il loro peso. E adesso li vediamo qua in splendida forma, sono bellissimi. Questo è quello che mangiano i nostri amici maialini. Uno aquí, otro aquí, a este lado. Tíralo para allá. Ahora, ahí. ¡Ay, voy! Vai! I maialini che il piede mentre mangiamo. E adesso, dopo aver finito di dar da mangiare i maialini e aver pulito il terreno dal fieno, siamo da Samantha e da Lola, che sono una mucca e un dromedario, per pulire anche loro. Lei è Lola. Ciao Lola, saluta. Lei è Samantha. E lui è Nick. Ciao. C'è Samantha che ci sta controllando se facciamo tutto bene. A posto, Samà? Sì. E ora che abbiamo raccolto, andiamo, dai. Opera là, a lavorare. Che spalle. Qua nel frattempo sono scappate delle capre e delle pecore dal recinto e c'è Manu che sta cercando di recuperarle. Poi anche il pastore. Lì da mamma anch'io. Ce l'abbiamo fatta. Una, due, tre. Anche la pecorella era scappata. Era una pecorella smarrita. Noi stiamo facendo pausa birretta perché qua Julio ogni ora arriva con la cervecita fresca per fare la pausa, no? Yeah. Si comincia alle 10 della mattina. Con la prima pausa e con la prima birra. Questa è la seconda. Piano piano stiamo riuscendo a pulire tutto. È una meraviglia. Una meraviglia. Scusa, che cosa avete fatto? Me lo potete far vedere di nuovo? Siamo una squadra. Thank you.
Oh, attenzione.